Vado di Rafam. Cos'è secondo voi più forte? Rafam Easy. Rafam. Andiamo di Rafam. Ecco, un eroe che non saprei invece minimamente giocare è il ballerino. Questa volta qual è la tua strategia? Meglio Vai, 2-3. altri. Raga, la difficoltà di questo gioco è che davvero capire quali siano le mosse corrette, cioè, è difficile, eh? Tante sono le possibili scelte. Battaglia in Comunque, furia al qua facciamo comando. Hero Power. Siamo contro Maiev, con tutto un Murloc. Quindi io farei Hero Power e piglierei il token. Frizzerei il mozzo. E turno dopo farei mozzo, potere mozzo, level up, vendo il token Hero Power. Perché così level up a Bene. due mana, a due gettoni turno dopo. Oh shit, oh shit. Vabbè, comunque questo qui non è male. Chiaro, avrei preferito rubargli questo. Ho missato il cinquantone. In questo modo non sono obbligato a vendere lui. Bel lavoro. Posso fare Impressione. questo. Farò piazza pulita. Lui. Locanda. Hero Power. Ok, così ho un pezzo in più. Ed è comunque un gold che avrei il turno dopo quando voglio. Però un Stai 1-1 adesso. andando bene. Beh, spawn buona. 50%. Che lui patti. No, non fa. Era 12% pareggio qua. Vabbè, che chi se ne frega. Battaglia estenuante, un po' di Wow, piedi in sesto e torni a combattere. oddio, gioco spawn. Level up? Non so che level upiamo, raga, non siamo mica messi male. Flop a due Murloc, Hero Power facciamo sempre. Però, quindi vendo l'1-1 e level up. Se no prendo il 2-2. Guarda, mi dispiace da prendere due proli. Era più agro, eh. Però finché vinciamo e level upiamo anche, direi che va bene. Direi che andiamo più vicini I tuoi ai spiriti Murloc degli stanno Oppo. Addirittura davvero qua ho una male. tripla. Com'è, raga, frizzare e fare la tripla turno dopo? Cioè, level up, gioco super greedy, ho 40 vite. Gioco il ratto. Faccio level up, frizzo il 2-2. Gioco il ratto, vendo questo, Hero Power, turno dopo gioco questo. No, mi piace. Mi piace, raga. Cioè, prendiamo il pezzo a 5. Abbiamo 40 vite. Se non facciamo i greedy a 40 vite, facciamo mai. Quaranta vite. Turno dopo picchiamo il 2-2. Scontiamo. Dorata. Rafam ci dà un altro pezzo. Andiamo a cercare Bran.
Vediamo se riesci a stare in testa alla classifica. Questa la perdo sicuro. Wow, pareggiamo. Quaranta vite. Ok. Delle reclute fresche fresche per te. Vabbè raga, level up ancora. No, scherzo. Allora, via di questo. Farò piazza pulita. Manageri. No? Draghi non ce ne sono. Che cazzo prende? Fidati della luce, domina la tua rabbia. Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione. Boh raga, avevo 5 tribe diverse. Sembrava forte Manageri. Anche perché non avevamo draghi per l'altro e un Murloc solo per il 6-3. Prendiamo a Manageri. Questo lo spacco. Spara anche un bel po' di danni. Sì, le 5 coin sono un bug. I tuoi servitori hanno davvero. Allora. Allora. Forse faccio Hero Power. Cioè Hero Power. Forse level up la locanda qua. Perché sono comunque messo bene. Piglio lui. E transiziono a draghi in late. Quindi piglio questo. Vendo il Murloc. O addirittura forse vendo il pirata. Che il Murloc è... No vabbè, tanto li venderò entrambi. Ti vaffanculo il Murloc. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Ti stanno puntando tutti. Fa attenzione. La triple! Sì! Grazie, man. Triple col potere eroe di Rafam. Leggevo prima qualcuno che diceva buon modo di perdere vite, ma a me qua mi sembra che le vite ci siano ancora tutte. Adesso ragazzi trovo Kalegos qua e via, GG. Niente Kalegos, ma trova Malgadon che OP as fuck. Cosa vendo? Vendo mi sa lui. Mi prende. Sì, vendo la prole sicuro. Un'altra Manageri. Vendo il drago. Sì.
No, vendo il mozzo. Vabbè, la faccio così perché qua c'è una tribe in più. Poi vendo il pirata. Quello farà un bel po' di danni. Giusto perché ho poco tempo, raga, eh. Vediamo se riesci a Questo stare non in ci sta, testa alla ovviamente, è uno schifo. classifica. Comunque non ha preso né veleno né scudo divino. Male. Malissimo. Le Managiri sono da vendere perché abbiamo detto che dobbiamo andare a draghi. Tipo, sì, devo transizionare a draghi per forza qua. Ho una build a draghi. Mi serve più ratto, sta roba qua fa merda ora. Certo, la maga me la tengo sempre anche a draghi. Mi sa che level up comunque. Non so se sia meglio fare Hero Power o Roll. Allora, adesso dobbiamo trovare Kalegos e passare a Draghi. Positioning. Così. Questo gioco i Murloc, però non dovrebbero avere scudo divino. Spiegate che quella magma rimarrà senza scudo. Beh, c'è il 2-4. Ah, beh, sì, perché i mech non sono in gioco. Beh, c'è sempre il Megasauro. Però sì, è un peccato. Cos'ha, le piantine? È uscito Taunt, piantine, più 3 salute, più 1, più 1. Eh sì. Andata male. Quei quattro, mi sa che sono i 4 peggiori adatt. Perché poi potevo uscire più 3 attacco. Scudo divino e veleno, quindi ho missati. Sì. Vediamo se riesci a 4 stare in Murloc non testa dovrebbe alla avere. classifica. 6 Murloc addirittura non dovrebbe avere Idra. Cento di vittoria, buono. E avevamo il 50% di killarlo. Però mi sa che qua si salva. No, sì, di uno. Comunque, veleno glielo possiamo dare se troviamo il murlocchino 1-2. Fare. Qua non c'è niente. Questo è buono. Ma vendiamo questo. Argus. No, c'è molto di meglio. Poi Bran. Bran. Io lo dico sempre, fai le cose in grande o non farle affatto. No. Amalgama OP. Allora. Devo vendere una Warden, raga. Saltano le Warden qua. Chissà quali segreti sveleremo. Assolda pure una di queste regole. Hai la vittoria e poi non sei in prima posizione. Incredibile, non ha trovato scudo divino neanche questa. Cascato addosso, non so quale insettaccio, ragazzi. Faccio un colpo.
chissà cosa fa. Ah, ok. Goldrin, mi sa che sono semplicemente un gold. Ok, andiamo via. Allora, ratto. Ratto salta, Menegeri salta, Kalegos, la grande. Io lo dico sempre. Quindi grande o non farle affatto. Salta da queste due. Salta. Te lo piglio. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta. Solo che ho sbagliato l'ordine. Mannaggia me. Destino del mondo è il bilico. Ho missato un +4/+4. Shit, la prendo qua. Non hanno scudo divino, no? Porca miseria. Che figata. Peccato solo che gioco con un pezzo in meno. Questi ragazzi, boh, sono due Battlecries, però sono brutti. Questa roba molto meglio. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Il problema è che Murloc completa mi batte sempre, però i Murloc non mi sta facendo nessuno. A meno che uno non faccia la transizione, potremmo portarla a casa. E comunque di raga, quinto posto, cioè un secondo posto, cioè va bene. E questo fa una brutta fine. 6+6+5. Rippato. Allora, mantieni la pressione. Drago. Ehi, stai davvero creando una grande armata. Vabbè, oh, c'han tutto. Io avrei scelto quello. Boom boom. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Mettiamo questo, secondo me, qui. Un altro cliente soddisfatto. Anche a me non piaceva. Eccoti una moneta d'oro per il disturbo. Mi ero dimenticato che effettivamente, vabbè, quasi quasi 3-1. Era più forte lasciare tipo il 5-4 come order, sì. Questo ha i demoni che non hanno scudo divino, quindi facciamo così. No, mi tengo il gol per dopo, no? Tengo il gol per dopo, non vendo adesso. Per uno d'attacco in più. Questa è una giocata che ho visto fare. Tipo, Budi lo vende. Cioè, nei video che ho guardato oggi, Budi lo vende mentre Dog lo tiene. Dog avrebbe fatto sta giocata. Non so se è corretta, Per uno d'attacco. Fai un roll prima. Hai più tempo per ragionare. Però hai un gol in meno. Vale, scoppiato. Gran bel lavoro. Mantieni la pressione. Quindi qua prendiamo questo. Questo. Roll. Lui buono. Questo anche buono. Questo forse devo tenerlo per la fine.
Anzi, senza forse. Vabbè, che mi è ritornato, quindi a posto. Assolda pure una di queste reclute. E ora per il mio prossimo trucco. Lo scudo avanza. Volete fare a botte? Vai. Hai la vittoria in pugno, sei in prima posizione. Qualcuno vede, leggo che si sta lamentando di una bet, però raga, le bet quando riscattate chiedete ai mod che la fanno partire se c'è picco, no, gli altri non possono perché non gli è stato permesso su Stream Element. Gli darò, però tranquilli che non spariscono i demoni, non sono spariti, bisogna solo avere un po' di pazienza. Turno onesto, eh già, dai, cos'è, quinta vittoria stasera? Abbiamo quasi fatto... Abbiamo fatto 500-600 punti. Vabbè, siamo bassi, quindi di MMR, quindi ci sta a fare delle belle run. Ok. Perfect run. Ecco perché state scrivendo perfect run, ho capito adesso, perché ho finito con 40 di vita. E io l'ho fatto e non me ne sono neanche accorto. Dai, ultima.